Si riaccendono i riflettori sul galeone spagnolo San José, il santo graal dei relitti che da secoli giace sui fondali del Mar dei Caraibi. Mentre il governo della Colombia si prepara a inviare una missione scientifica per recuperarne il tesoro, oro, argento e diamanti per un valore stimato in 17 miliardi di dollari, la commissione d'inchiesta della Camera dei Deputati di Bogotà ha aperto un'indagine preliminare contro l'ex presidente premio Nobel per la pace Juan Manuel Santos. L'accusa è di aver fatto saccheggiare i resti da un'impresa internazionale durante il suo governo dal 2010 al 2018 in cambio di una parte del bottino. Secondo lo storico Francisco Hernando Muñoz, direttore dell'Ufficio Nazionale di Sorveglianza del Patrimonio Culturale Sommerso della Colombia, la nave sarebbe stata oggetto di incursioni subito dopo il ritrovamento 9 anni fa. Muñoz, che nel 2021 ha sporto denuncia alla Procura Generale, sostiene che dalle prime immagini catturate da un robot subacqueo e divulgate solo nel 2018 si poteva constatare che la scoperta archeologica era stata oggetto di intrusione per un'evidente azione umana. I filmati dell'epoca impressionavano: dentro la carcassa, a oltre 600 metri di profondità, si intravedevano lingotti d'oro, dobloni, spade e alcuni cannoni di bronzo. Il San José fu affondato da corsari inglesi nel 1708 vicino a Cartagena de India, mentre si dirigeva verso la Spagna con il suo prezioso carico proveniente dall'America. Fu proprio Santos a dare con grande entusiasmo la notizia del suo avvistamento quando la Marina Militare colombiana lo individuò nel 2015. Il rinvenimento del leggendario veliero dette luogo a una controversia legale tra Colombia e Spagna, poiché Madrid sostiene che, trattandosi di una nave battente la sua bandiera, è protetta dalle norme internazionali sulla proprietà. Ma a rivendicarne i diritti sono nel frattempo arrivati anche un gruppo indigeno della Bolivia, lo Stato peruviano e perfino alcuni cacciatori di tesori.